un forum regionale sull'economia circolare organizzato perché è previsto innanzitutto dalla legge 16, la prima legge in Italia sull'economia circolare approvata dalla regione nel 2015, e poi perché la regione crede fortemente che per arrivare ad obiettivi ambiziosi, agli obiettivi ambiziosi previsti dalla legge, serva, come ci indica anche l'Europa, una forte partecipazione di tutti. Quindi chiamiamo con questo forum regionale per l'economia circolare i nostri cittadini a partecipare, per essere informati, per interagire costantemente con noi, per costruire davvero insieme ai comuni, alle nostre imprese, alle associazioni ambientaliste i risultati migliori possibili. Io vorrei parlare di una economia sostenibile dove l'economia circolare svolge un ruolo fondamentale. L'Emilia Romagna oggi rappresenta davvero come sistema un momento di cambiamento molto radicale nel modo di produrre e anche nel modo di consumare. Questa è un'economia nuova che si vuole porre con grande rispetto ai temi delle materie prime, quindi quelle che non sono rinnovabili, ma che ha una forte tendenza ad occuparsi anche dei territori e della socialità. Quindi una nuova economia, l'economia circolare, che assieme alla sharing economy, all'economia solidale, quindi a forme nuove che si sono già sviluppate, sono in grado di assicurare risposte a nuovi bisogni, imprese e quindi occupazione. Noi siamo inseriti davvero in un circuito europeo, ma vorrei dire mondiale, perché il tema del clima è mondiale, ma lo stiamo affrontando con il metodo e il modo dell'Emilia Romagna, quindi molta concretezza e molta capacità di calare nei territori, diciamo, delle linee guida che poi possono davvero aiutare le imprese e creare occupazione.